Allora, siamo qui riuniti per il pre-show del Nintendo Direct. Un Nintendo Direct che si è fatto un po' attendere. Non è arrivato prima del Summer Game Fest, non è arrivato subito dopo, è arrivato ancora la settimana successiva, cioè oggi. Un Direct che dura 40 minuti, comincio a apparecchiare la tavola raccontando le cose che sappiamo. Vai. Un Direct nel quale è sicuro che non verrà trattato l'argomento Nintendo Switch 2, perché è stato esplicitato all'interno dei profili Twitter di Nintendo. Hanno proprio detto non rompete le non palle. Non rompete le palle. Lato Pokémon, quello che mi sento di dirvi è: rimaniamo in guardia, potrebbe esserci qualcosa, potrebbe esserci un teaser, potrebbe esserci una data di un Pokémon Direct, potrebbe esserci un trailer intero. Io la vedo improbabile. Sono d'accordo però con chi scrive che 40 minuti a giugno per una console morente non sono pochi. È particolare. Quindi qualcosa, sì. Poi magari non è ZA, ma qualcosa di o non rivelato o comunque di prossimo c'è. Sono quasi le 16, io sto aspettando. Dimmi quando sono le 16, parto la speedrun. Ho giocato in anteprima Shadow of the Erdtree, c'è un'ora e mezzo di gameplay che vale come episodio 0 della Veteran Run, con un timer settato da Mike of the Desert, montato interamente da Chiara, verrà pubblicato sul canale Sabine e Chiara domani pomeriggio e Mike farà la reaction in live. Ma là, potevi prendertela pure con calma, guarda, guarda. Chiedete poi a Mike maggiori informazioni. Ma che gioco è questo? Mario Luigi. Però lo stile è nuovo. Ma è nuovo, cioè. Eh sì, intendevo che gioco ha questa grafica qua. Non dicevo niente. Questo è un RPG della Madonna, ragazzi. Serie RPG incredibile. È nuovo, immaginavo. È una bella bombetta, eh. E per me è esteticamente meraviglioso. Comunque sì, anche l'altro Mario Luigi che ho giocato io era più o meno così. Però vedo ancora più. C'è una città Mario Strikers. Fraternauti alla carica. The final battle of Fairy Tail is about to begin. Oddio, Fairy Tail, ragazzi, non me ne può fottere un cazzo di meno. Another sport is coming to Spoko Square. Ecco il modo che loro hanno per tenere viva Nintendo Switch. Un nuovo sport. È gratuito, carino. Nani Sore. Io sto godendo. Io sto godendo. Oddio, il Path of Pain, raga. Chi l'ha sviluppata sta roba? Incredibile. Mio. Donkey Kong Country, questo è l'inizio di Donkey Kong Country. Ferma, lavori, fermi i lavori. Donkey Kong Country Returns. Originally released on Wii. Beh, godo in ogni caso. Pensavo che fosse il remake del primo, stavo per denudarmi. Ma va bene uguale, va bene uguale. Anche questo gioco è incredibile. Però non ho capito. Ah, ok. Dai trailer, comunque, secondo me possiamo già parlare del fatto che abbiamo visto dei 2D HD migliori. Detto questo, è l'unica cosa che possiamo dire. Dai trailer. No, è comunque piacevole da guardare. Cioè, essere peggiore di non significa essere brutto. Dico che non è il miglior 2D HD che abbiamo avuto. E godo! Nuovo Mario. The latest game Mario Party series takes place on an enormous island resort. Get ready to jump into the biggest selection of Mario Party minigames yet in Super Mario Party Jamboree. C'è un Mario Party nuovo alla fine di Nintendo Switch, ma poi così a secco. E tra l'altro, raga, un nuovo Mario Party. Quando ho visto Kame, che l'isoletto, ho pensato, sembra Mario Party. Sappiamo cosa giochiamo al Games Week, quando è? Sappiamo cosa giocare alla Games Week, signori. Ma chi è? No, così. Buonasera. They did it again? Sì, ma non è lui. Sì. Questo è sorprendente. Ma è un nuovo
nuovo titolo? Minasan konnichiwa. Zelda no Densetsu. Ma hai detto che Onuma doveva fare il cazzo che voleva e l'ha fatto. È un nuovo titolo basato sullo stile di un gioco che è nato come remake in cui sei Zelda. Zelda no, combatte con i cavalieri. Sicuramente manderai i cavalieri addosso alla gente. Capito che Onuma fa quello che cazzo vuole, il bastardo. Stolen away across the vast lands of Hyrule, strange rifts have appeared and have taken many people, including Link. By waving the tri-rod at a table she found, Zelda learned how to create an imitation of it called an echo. Once you learn an echo of something, you can recreate it whenever you'd like. Io ho già i brividi. Ha un'uma di merda, un gioco normale non lo sa fa. Ci ha dovuto riportare il concept di Tears of the Kingdom, di fatto, anche dentro un gioco del genere in questa visuale. Hai visto? No, ragazzi! No, ragazzi! No, 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 no! You can also create echoes of monsters. After doing so, they'll fight by your side. Ok, questo è quello che mi aspettavo io. Non mi aspettavo tutta la parte degli oggetti. Quando è che esce sta roba? In un anno del genere, se esce prima della fine dell'anno, questo si piglia il Game of the Year, secondo me. Se è come sembra. E voglio dire, per la gente che c'è dietro. Zelda no Densetsu. Wow. È qui, amici, il mondo 3. Oh! Embark on a saga spanning generations. Raga, questa non può essere l'ultima cosa. Potrebbe anche non esserci un One More Thing. Strano però mettere inizio con Mario e Luigi a metà Zelda e non averlo. Questo sono d'accordo. Aggiungo che se Pokémon non c'è, è plausibile agosto. Come Pokémon. O c'è l'ultima cosa o non c'è One More Thing. Nintendo Direct. Aspetta, si rimane. Sono morto su questa collina ufficialmente. Cioè lo lanciano come fine. Sì, chiaramente Prime 4. Sì, sono morto su questa collina e non me l'aspettavo. Me lo aspettavo dopo l'annuncio di Switch. Mazza che Direct. Ma del resto io non mi aspettavo proprio questo tipo di Direct. Quindi è coerente con il Direct questa roba. Io continuo a avere la faccia con gli occhi sgranati perché si chiama Beyond. Quello che ho visto non sembra su Switch. C'era una quantità di roba a schermo pulita a 60. E allora quello che abbiamo visto secondo me è anche un po' Switch 2. Cioè se esce nel 2025 va da sé che sarà compatibile anche con Switch 2. Dai, finalmente è tornato. Allora, in teoria facendo parte di questo Direct esce anche su Switch. Quello che abbiamo visto c'era scritto immagini in fase di sviluppo, quindi non puoi dire niente se poi va a meno frame rate. Io ve lo farei riguardare perché, ripeto, se lo osservate con gli occhi dei gamer analitici che siete, vi renderete conto che c'è veramente tanta roba a schermo per andare così fluido. Guarda dietro. C'è a un certo punto un kaiju sullo sfondo. Più che altro i 60 fluidi sono impossibili su Switch per una roba del genere. Secondo me no. Ora, giustamente qualcuno in chat diceva le texture però sono brutte. Sì, ma per i compromessi che abbiamo visto su Nintendo Switch hai texture brutte e non troppa roba in profondità. Cioè la profondità di campo che mi fa pensare, non... E in realtà anche tante particelle a schermo e vanno a fanculo. Però c'è questa profondità qua, mi sembra importante visto quanto sta succedendo e visto quanto Switch comunque viene messa in difficoltà. Monster Hunter Rise non va a 60, ok? Detto che Monster Hunter Rise ha un livello di dettagli ambientali che è molto superiore a questa schermata. Cioè, capito, Daniele, texture brutte, poca profondità, poca roba a schermo e comunque 30 fps è la realtà per tante cose che sono girate su Switch. Poi, per carità, c'è la compressione video, quindi magari lo guardiamo in HD e vediamo che non migliora così tanto quanto nella mia testa migliorerebbe da un punto di vista di qualità estetica delle texture e allora. Però anche qui giudicare le texture dalla compressione è difficile, ragazzi. Qui siamo a 1080, però il 1080 tra l'altro della Premiere, che non è lo stesso 1080 che poi rielaborerà Twitch una volta finito il Direct. Dove lo lasciamo Pokémon Scarlatto e Violetto? Dove lo lascio? A casa, speriamo di lasciarlo a casa.